You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Non waste your time no more. Come stai? Bene. Ho visto bene. Che, insomma, sei portato a casa una bella vittoria. Eh? È andata bene. Campione? Sì. Eh sì, campione della UE Warriors, diciamo del continentale dell'Africa. Ho visto, ma è questa qui che tipo di promotion è? Una promotion di Dubai? È una promotion degli Emirati Arabi, di Abu Dhabi. Ah, ho capito. Loro si stanno espandendo tanto in questo sport. Parecchio, sì. Ah. Oltre che nel Jiu-Jitsu, stanno crescendo molto anche nell'MMA, stanno facendo card molto molto fighe, ce ne sarà un'altra stasera. E ce ne sarà un'altra domani. Ottimo. Hanno fatto venerdì, sabato e domenica tre card: Africa, ottimo. International e Arabia. Ma il pubblico che tipo di pubblico è? Pubblico internazionale o emiratino? Un po' VIP, diciamo. Un po' tutti, tutti local, parecchi locali. Sì. Anche se adesso sembra che le restrizioni, che sono molto di meno qui, quindi diciamo stanno facendo per far crescere anche un po' sto sport, entrata gratis, quindi figurati. Ah, fantastico, sì. Sicuramente non hanno problemi di soldi, nel senso non credo che gli servano gli incassi dei biglietti. non credo, anche perché se tu pensi che hanno fatto tre eventi e da 13 combattimenti l'uno, fatti un po' i conti quanti fighter sono solo nella Fight Week. Ci credo. Quindi, ma a livello di borse invece come sono messi? Perché immagino se vogliono far crescere il movimento nel loro paese e prendono comunque atleti di un certo livello, perché anche Wisam è un 6-0, no? 6-0, Wisam. 6-0. Adesso li dovranno anche pagare, immagino, il giusto. Certo, no, è la miglior promotion che paga meglio. Fantastico. Secondo me. Fantastico. Specialmente in Europa non ce ne sono, per farti capire che pagano così. Io questi soldi li ho cominciati a vedere dopo un bel, perché poi prima combattevi per la gloria e per la visibilità, certo. Erano altri tempi, Te sei diventato campione di Cage Warrior quando? Che anno era? 2017, 5 anni fa, quindi. Sì, fine 2017 e novembre, poi ho difeso il titolo a marzo 2018. E sono entrato in One a ottobre 2018. Fantastico. E la differenza tra One e Cage Warrior? Vabbè, ovviamente a livello di visibilità è proprio tutto un altro pianeta, chiaramente. Io penso che la visibilità che ha One, solo UFC, ma guarda, la equipara, non dico che la supera, perché in Asia One non è puoi tutto. Capire quanti milioni di visualizzazioni fa. No, ma lo so. Infatti, tanta roba. Infatti One è pubblico asiatico, russo, UFC europeo e Stati Uniti, in fin dei conti. Sì, praticamente si dividono i due fronti, sì. Te quando sei diventato campione di Cage Warrior, avevi avuto altre offerte oltre a One o... cioè com'era la situazione? Te sei diventato campione? Sì, stavo aspettando la chiamata UFC. Okay. Sarei dovuto entrare in UFC. L'unica cosa che la UFC stava licenziando al posto di assumere, e quindi mi avevano chiesto di aspettare per un contratto con loro. Magari avrei dovuto aspettare l'anno nuovo, intorno a marzo, così. Però mi è arrivata l'offerta di One. Nel frattempo loro mi hanno proposto: se vuoi entrare subito facciamo l'Ultimate Fighter. Ma io penso che dopo aver vinto e difeso il titolo del Warrior, che cazzo, vai, torniamo indietro? Quindi praticamente gli ho pisciato addosso e sono andato a One. Hai fatto bene, ma anche perché bisogna ho ragionato da genitore. Hai fatto bene, ma anche perché bisogna essere, secondo me, molto strategici in queste scelte. Perché se tu avessi accettato una cosa del genere, i rischi sarebbero stati altissimi. Cioè avresti avuto più da perdere potenzialmente che da vincere, no?
Certo, ma l'Ultimate Fighter lo fanno persone con 3, 4, 5 match che si devono far conoscere. Io avevo già un bel record, doppia difesa, cioè con la difesa di Cage Warrior, gli anni ce l'avevo, che faccio? Poi dovevo trasferirmi in America, stare 2 mesi chiusi in una casa, senza contatti con l'esterno, senza contatti con la mia famiglia. E io, avendo i figli, sinceramente non potevo permettermelo, non sono un ragazzino. Mi hanno trattato un po' da ragazzino, sinceramente sono andato a One, che prendo anche molto di più rispetto a quello che mi avrebbe dato la UFC. Quindi... mi immagino, ma anche perché One, poi smentiscimi se mi sbaglio, ma sembra essere una promotion che ha più a cuore rispetto a UFC i suoi atleti, no? Sia dal punto di vista del pagamento, sia anche per le pratiche, per esempio, del taglio del peso, della chimica, di questo genere di cose. Quindi sono due mondi paradossalmente paralleli. Sì, opposti, perché per esempio One fanno il test della disidratazione sempre, non puoi raggiungere il peso disidratandoti. E, a livello di pagamento, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza, a me pagano meglio di quello che sarebbe stato la UFC, ma sicuramente a livello umano sono molto migliori, perché già il presidente è una grande persona, è una umile. Ti tratta come se fossi un amico, e questa è, cioè, guardano molto i valori, cosa che in UFC non so se ci sono mai stati, ma si sono persi. Secondo me non ci sono mai stati. Che poi è un po' la differenza tra avere un presidente che è in fin dei conti anche un fighter, perché lui è comunque è anche un fighter, no? E avere un presidente che è un businessman in fin dei conti, certo. Infatti quello che ti dico, ti trattano come se fossi un animale da combattimento, come si usano i galli da combattimento, i cani da combattimento, ti trattano un po' così. Sinceramente in questo ambiente in quell'ambiente non mi sono mai sento parte di me. Io sono cresciuto con la cultura del judo giapponese, no, marzialista, quindi sinceramente One mi attirava già dagli inizi della mia carriera. Io sono cresciuto, ho conosciuto questo sport col Pride, quindi avevo sempre sognato questo. Però sai, la moda UFC, sai, entri in UFC perché qua e là, certo, ci sarei voluto entrare, ma avrei voluto finire la mia carriera in One, quindi già avevo prestampato questa cosa nella mia mente. Però poi è andata così, sinceramente io l'ho vista un po' una mancanza di rispetto quella che mi ha fatto la UFC. No, sì, anche perché era un'offerta un po' del cazzo, sinceramente. Sì. Perché più capisco, è per gli esordienti alla fine, non per gli esordienti, ma per chi c'ha quasi poco storico di combattimento. Poco storico, ma soprattutto ragazzi più giovani, che non hanno famiglia. Io capisco che loro in quel momento non stavano assumendo, ed era vero, perché avevamo contatti sia con Sean Shelby, con Mick Maynard. Per quanto riguardava i pesi massimi, era Mick Maynard che si occupava di queste cose. Quindi era vero che non assumevano nessuno. Avevo un manager all'interno era vero. Avrei dovuto aspettare più o meno febbraio-marzo. Infatti poi in quel periodo presero Amedowski. A marzo dell'anno dopo. In quel periodo hanno preso lui? Ma come la vedi adesso? Come la vedi adesso la categoria dei massimi della UFC? Perché secondo me sta diventando molto più competitiva ultimamente. Beh, un po' ovunque, però certo, diciamo che sta venendo fuori quella nuova generazione di pesi massimi, un po' come me, un pochettino più veloci, più tecnici. In grado di fare le 3 riprese, meno brawler. Cioè, diciamo c'è stata un'evoluzione anche nei pesi massimi. Quindi, esatto. Ci sono tanti pesi massimi UFC che sinceramente fanno ancora solo vecchia scuola, sì. Ma a parte vecchia scuola, ma proprio presi solo così, non so, forse per conoscenza o forse perché vivono in America o per hype. Ma anche One adesso ha rivalutato molto la categoria dei pesi massimi, ha preso tanti pesi massimi. Certo, come la UFC ci sono pesi massimi di un certo livello, pesi massimi un pochettino di livello un pochettino inferiore, no? Che fanno numero. Diciamo che io quando sono entrato a One, il presidente mi aveva garantito che avrebbe investito sulla categoria dei massimi,
mi ha quindi una volta fatto un roster di pesi massimi, magari avrebbe messo in palio anche, avrebbe fatto un Grand Prix, sì, che penso che prima o poi lo farà, spero prima che finisco la carriera. Ma hai fatto un bel assist, quali sono adesso le tue, cioè, cosa farai? Perché te l'ultimo incontro è 2021, giusto? A inizio del 2021? Sì, inizio, okay. 2021, e ho fatto con il daghestano Vagabov. Poi in allenamento subito dopo ho avuto un problema al ginocchio che all'inizio non ci avevo dato peso, sinceramente pensavo che era una classica, un classico colpo, non so, sai, roba leggera. Non m'ero reso conto. Roba leggera, poi vedevo che guarivo un po' lentamente. Quando sembrava che ero a posto, come provavo a spingere, il ginocchio non mi reggeva più in spinta e non mi reggeva più sui calci bassi, e cosa, la mia chiave fondamentale erano i calci bassi in quel momento, certo. Quindi ho sentito che c'era qualcosa che non andava, ho fatto degli accertamenti e praticamente non avevo più il crociato anteriore, non me ne ero accorto, quindi mi sono dovuto operare a settembre. Metà settembre, adesso sono circa 6 mesi e sto recuperando, sto bene, posso ricominciare adesso ad allenarmi un pochettino più forte e spero entro l'estate di combattere. Ok, spero, ottimo, prima possibile, però vediamo, ho una certa età, quindi devo centellinare le cose. Però sei anche a buon punto, perché voglio dire, comunque con lo storico che hai, col passato che hai, cioè dovrebbe arrivare sinceramente l'opportunità per il titolo, no? Cioè, beh, diciamo che adesso, prima, dopo Vagabov avrei dovuto fare per il titolo ad interim, avrei dovuto fare un incontro con l'iraniano che poi Ali Akbari, poi ci hanno mandato Malekin, no? Il russo, e quindi diciamo il match mio l'ha preso questo Malekin, ha battuto Ali Akbari e poi l'hanno mandato per il titolo ad interim. Quindi diciamo che sarebbe stata la mia chance quella, però purtroppo non sono mai stato così fortunato nella vita, mi sono sempre dovuto sudare tutto quello che mi sono preso, quindi è andata così, ormai avevo messo in preventivo che mi dovevo operare, quindi mi sono operato, spero che mi daranno il match, già vogliono darmelo, cioè, è pronto, sto aspettando che riesco a stare al 100% ancora e ce l'ho, spero di combattere, spero di vincere e poi spero che mi diano la chance titolata, è arrivata, no? Anche perché ho visto che adesso a One hanno fatto delle cinture nuove che sinceramente tanta male, roba, una cintura di 13-14 kg non è da tutti i giorni. La faccia, ok, quindi non sono come le finte della UFC. No, ho hanno capito. Fatto una cintura. Chadri è malato per queste cose, sai? Lo come so, sono lo so. È malato. Ha fatto una cintura, si è superato. Devo essere sincero. A me, spero di portarla in Italia. Piace tantissimo davvero il fatto che ci crede, che è appassionato, che si vede che lui è veramente appassionato. Questa cosa mi piace tantissimo. È una grande persona. È una grande persona, sì. Io posso solo che parlare bene con lui, poi penso che quello che fa con me lo fa con tutti i fighter, non trascura nessun fighter, se hai un momento no ti scrive, ti rincuora, se ti fa le congratulazioni. Certo. Pensa. Ok. Certo. Se tu hai un problema magari o un qualsiasi, gli scrivi, ti risponde, cioè non... Parliamo di un personaggio serio, parliamo di un personaggio, un marzialista vero e non un businessman. Ottimo. Che poi mi ricorda un po' quello che i tuoi atleti dicono di te. Perché io mi sono sentito tutte le interviste che sono riuscito a trovare. Tra l'altro ne ho trovato una del 2018 o del 2017, non ricordo, su YouTube, dove c'era anche Wisem, che credo che avesse davvero pochi incontri in quel periodo, e praticamente tutti descrivevano come un coach, sì, ottimo, chiaramente, ma prima ancora di un coach, cioè proprio una figura di riferimento, non solo per la palestra, anche proprio per la tua comunità, per la tua città terracina, no?
Sì, Terracina, sì. Quindi raccontami un po' com'è essere coach, essere dall'altra parte. Beh, diciamo che non è facile, è meglio combattere. Certe volte, sai, quando non sei dentro la gabbia, non è facile da fuori capire quello che sta pensando il fighter, no? Non sempre il fighter fa quello che tu vorresti, certo. Quindi non è facile trasmettere determinate sensazioni, quindi ti ripeto, non è facile essere un coach. Stimo molto Lorenzo Borgomeo perché è un grande coach e quando segue noi all'angolo capisco adesso, capisco veramente quello che prova. Per quanto riguarda quello che faccio per i ragazzi e come mi comporto a livello umano, diciamo che vengo da una situazione particolare. Io ho iniziato a 30 anni con questo sport, ho una base di judo e fatto da bambino fino ai 13-14 anni, poi ho cambiato totalmente vita, ero un po', mi sono lasciato un po' trasportare, dai, diciamo così, amicizie sbagliate, comunque ho fatto un percorso sbagliato di vita, ho fatto cose belle e cose brutte, quindi ho passato e subito tante cose sulla mia pelle e nessuno mi ha mai dato un'opportunità, quindi quello che io cerco di fare con loro è trasmettergli le mie esperienze e cercare di dargli un'opportunità, una, come posso dire, un'alternativa, no? A quella che è la strada, specialmente se vieni da un piccolo paesino che magari non ti offre grandi cose, certo. Ti perdi facilmente. Quindi cerco di togliere, diciamo, cerco di pagare il mio conto con le cose brutte che ho fatto in passato, no? Cercando di togliere i ragazzi dalla strada, educarli, dargli un lavoro, dargli un nome, dargli una personalità, dargli un'arte, cercare di dargli un'alternativa, come dicevo, perché non sempre i ragazzi credono nei propri mezzi. No, quindi assolutamente. Sta a me, nel senso, con la mia esperienza, andare a vedere se un ragazzo merita, se vale la pena, perché come saprai non ho molto tempo, certo, diciamo, sono padre di tre figli, devo pensare ancora alla mia carriera, non faccio il coach a tempo pieno, mi occupo solo di alcuni atleti che ho a Terracina, uno di questo di questi è Wisem, che me lo sono cresciuto, no? È uno di quei ragazzi problematici tolto dalla strada, per esempio, è uno di quei ragazzi che ho fatto lavorare perché se no magari non lo facevi lavorare a quest'ora Wisem non esisteva, perché questi ragazzi si perdono in due minuti. È facile perdersi quando il contesto non è buono. Sì, se non hai nessuno che ti dà una tirata d'orecchia ogni tanto, non è facile. Poi ti ripeto, ho la fortuna e sfortuna adesso di seguire pochi atleti, ho due o tre fighter professionisti a Terracina, però nel tempo ho formato degli istruttori, no? Il mio braccio destro che mi cura, mi dà le basi ai ragazzi dilettanti, Evasio D'Onofrio, i semiprofessionisti, me li cura lui. Dal momento che diventeranno professionisti, allora subentro io. Quindi certo. Ho cercato di creare un team che ognuno ha il suo compito, ognuno si occupa di determinate cose. Ho un padman che si chiama Stefano Di Mario, che ho praticamente preparato io, perché sia per usarlo io quando non potevo andare a Roma da Lorenzo, ma sia per darmi una mano a crescere i ragazzi, perché il tempo purtroppo è fondamentale, non avendolo ho dovuto creare
una squadra affiatata, e questa squadra ha portato al risultato che avete visto ieri, perché non è solo merito mio se Wisem ha vinto, è certo. merito mio, ok, ma è merito di Stefano, di Evasio, dei sparring partner che abbiamo a Terracina, dei ragazzi che abbiamo a Terracina, dei ragazzi che abbiamo a Roma, il lavoro che Lorenzo fa con Wisem e con Riccardo, cioè noi siamo un grande team, praticamente è come se fossimo un grande team tra Terracina e Roma. Aurora Hammer è una cosa sola. Fantastico. Abbiamo questa sinergia, abbiamo e sappiamo che bisogna collaborare per crescere, cosa che io ho sempre sostenuto. Quando in Italia sai com'è la mentalità del provincialismo, no? Io no, guarda, con quello no, perché con quella palestra non ci possiamo collaborare, con quell'altra no, con quell'altra invece, a parte alcuni casi, noi siamo aperti a tutti e collaboriamo con tutti, tranne con quelli che ci diffamano, ci insultano, chiaramente. Però, e che non meritano la nostra attenzione, ecco. Tu mi hai fatto un assist per una domanda che mi ero segnato, che è la seguente, sì. che sto facendo a tutte le persone che sto intervistando, ovvero, sì. dal mio punto di vista, il problema delle MMA in Italia è il numero del materiale umano, cioè non ci sono abbastanza fighter in questo momento, non è né la qualità tecnica dell'insegnamento, né le strutture, né nient'altro, è proprio il numero degli atleti. Te sei d'accordo con questo mio punto di vista? Beh, cioè, se te devi fare sparring, se te non vai a Roma, come fai a fare sparring con un peso massimo del tuo livello? È impossibile. Non ci sono. E non ci sono, appunto. Ma a parte che per varie... Io faccio sparring poco e niente. Ok. Sì. Ma per scelta... Okay. Ho un'altra faccio lo sparring il minimo indispensabile, okay. e in base al match che ho, trovo okay. un avversario più o meno simile. Se lo dobbiamo far venire da fuori, lo facciamo venire da fuori, altrimenti mi adatto. Ma più che altro facciamo dei lavori di sparring condizionato, dei lavori di drills, in base sempre a chi abbiamo davanti. Io comincio, cioè ho 39 anni, certo. Non sono un ragazzino, quindi lo sparring è costruttivo, fatto in un certo modo serve. Lo sparring duro, secondo me, io ho iniziato la mia carriera, l'ho annullato proprio lo sparring duro, non serve, non le botte in allenamento non ti pagano per prenderle, le devi prendere, ma in maniera controllata. Quindi già è un match, già è uno sport duro, quindi diciamo non è facile, ma se ci spondiamo in allenamento la carriera si accorcia automaticamente. Io certo. sono partito già che era tardi, quindi per non accorciarmi ancora la carriera sono partito così, faccio lo sparring una volta a settimana, okay. facciamo uno sparring condizionato l'altra volta a settimana, facciamo dei drill, facciamo la lotta, facciamo il wrestling, facciamo lo striking, facciamo varie cose, la preparazione atletica, la pesistica, dividiamo la settimana in 11, 10, 12 allenamenti, questo okay. è quello che si fa. Ma che lo fanno anche in America, a parte in determinate scuole, certo. noi collaboriamo e siamo amici della Sanford MMA, quindi è Harry Hooft, cioè che allena campioni certo. del calibro Usman, Chandler, Burns, sì. Ong Lan Sang, che è un mio fratello che combatte a One, sono un grande team. E sposiamo molto la loro visione di questo sport. Secondo me è esagerato. Ci sono team che fanno sparring tre volte a settimana, possono avere dei benefici, certo, possono avere dei benefici al momento, ma io penso che la vecchiaia non se la fanno bene. No. Quindi te sei mentalità praticamente Max Holloway, limitare per quanto possibile lo sparring, quando si fa. Non pesante, cioè quindi non per ammazzarsi, più tecnico che no. fisico a livello di resistenza che proprio a livello di colpi, quindi certo, una roba più è l'evoluzione di questo sport. Se questo sport si è evoluto tanto è perché sono cambiate anche le metodologie di allenamento, che in certo. Italia
adesso abbiamo, grazie a coach come Lorenzo, grazie magari a coach come me, che abbiamo fatto esperienze, no? Il fatto della carne umana, come dici tu, stiamo migliorando anche in questo, no? Degli sparring, perché? Perché adesso in Italia abbiamo una cosa impensabile fino a qualche tempo dietro, perché noi siamo il team con più professionisti in Italia, penso che siamo il team più forte e più ampio d'Italia, e quindi comincia a esserci la carne umana. Capisco anche che questo sport non è per tutti, quindi avendo un bacino d'utenza più piccolo in Italia non possiamo pensare di avere gli stessi professionisti che hanno in America, cioè saremo dei folli. Quindi esatto. io sono per dei training camp mirati da con team gemellati a noi all'estero, in America, che sia in America, che sia in Thailandia, con persone, con maestri che noi ci fidiamo, perché io quello che penso e la cosa che sostengo è la salute dei miei atleti. Non mando i miei atleti a far frantumare in giro, a fare carne da macello, no? Così. Bravo. Quindi devo sapere che dall'altra parte c'è un mio amico che mi tutela il ragazzo, che non lo fa uccidere, proprio perché questo sport è già duro di suo, quindi devo fidarmi dove mando i miei ragazzi. Quindi abbiamo una visione molto più ampia. Ascolta, una domanda prima che me la scordo, perché è un argomento che mi interessa molto: il taglio del peso. In One, ovviamente la questione è affrontata in maniera diversa da altre promotion, per esempio la UFC. Te mi hai detto che non permettono, ovvero controllano la disidratazione, il processo di disidratazione, quindi non ti puoi disidratare per perdere quei 5-6 kg in più, fondamentalmente. No. È così? Okay. Ti fanno dei test, ma già almeno 2 o 3 giorni prima del peso, ti fanno il check del peso, ti fanno, diciamo, l'urina, ti mettono la misurano con un misuratore di pH e vedono se sei disidratato o quanto sei disidratato. Se al peso ufficiale magari sei in peso ma sei disidratato, ti dicono: guarda, devi bere quest'altra bottiglia d'acqua, che è magari 1,5 litri, e arrivare in peso. Quindi devi fare il peso bevendo per non disidratarti. Non è facile. Io meno male che faccio i massimi. È davvero. la cosa buona di One è che per fare questo hanno inserito una categoria, quindi a One non c'è la 93 e poi i pesi massimi, no, c'è 93, 102, da 102 in poi fino a 120. Hanno dovuto inserire per forza una categoria, proprio per questa cosa, ma tutelano molto gli atleti, è quello che dicevamo prima, è per la salute degli atleti. Un taglio del peso drastico fa male. Io anche a Wisem lo faccio tagliare per entrare in categoria, ma non lo faccio tagliare di 2 categorie, certo. Non esiste il minimo indispensabile. Quindi lui quanto taglia? Quei 5-6 kg? 10 kg massimo? No, non ci arriva a 10 kg. Ok. No, ce lo porto, diciamo, l'ultima settimana, lo porto sui 10 kg l'ultima settimana. Il taglio vero e proprio sarà di 3-4 kg. Ottimo, quindi non è neanche un vero taglio alla fine. No, è giusto, 3 o 4 kg il giorno prima del peso, basta, non lo faccio stressare troppo. Poi riprende tutti i 10 kg che aveva inizio settimana, quindi fa il peso 77 e grosso modo sta 87, però ce lo porto in una maniera un pochettino diversa, non lo voglio far soffrire, ma anche perché facendolo soffrire, poi andando avanti i reni non sono più gli stessi. Adesso è giovane, ma io guardo dopo. Per me, che sia un Wisem, che sia un Marco, che sia un Franco, io voglio il bene dell'atleta e voglio che quell'atleta sia più duraturo possibile. No, giustamente. Ma e come vedi il suo progresso di carriera adesso? Perché comunque incomincia ad avere uno score importante. 6-0 non è poco da professionista. 7-0, sì, non è poco. 7-0 con un titolo internazionale e un titolo italiano, diciamo che è tanta roba, no?
Beh, lo vedo bene. Ha già programmata una difesa del titolo che dovrebbe, prima dell'estate dovrebbe fare. E speriamo bene. Comunque è seguito, ecco, diciamo così. Ok, ottimo, ottimo. Agli occhi addosso. E per ritornare invece a Mauro come fighter, te hai un background da judoka, no? Quindi sì. Mi hai detto che hai iniziato nel judo. Quindi immagino che quando hai iniziato a fare MMA eri più un fighter che tentava di portare l'avversario a terra, magari finirlo lì o sottometterlo, no? Poi però ho visto che nel progresso della tua carriera hai incominciato a combattere tanto in piedi, cioè accettare proprio lo scambio face to face, senza alcun tipo di timore, ne hai mandati parecchi KO. Quindi come vedi proprio la tua progressione tecnica nel corso della tua carriera? Beh, mi sono dovuto evolvere per forza, perché questo sport all'inizio, quando lo facevo io, parecchie volte era il classico lottatore contro lo striker, no? Si facevano queste cose così, quindi io, diciamo, mi trovavo bene, mi sentivo a mio agio nel portare l'avversario a parete, proiettarlo e finirlo in ground and pound. Poi, man mano che si è evoluto lo sport, parecchi strikers hanno cominciato a imparare a difendere le entrate alle gambe, i takedown, quindi non era più così facile, e o ti adatti o soccombi, perché a forza di attaccare a parete scoppi, se una persona ti sa difendere, alla fine scoppi e rischi di andare KO, quindi mi sono dovuto adattare. Ma la mia evoluzione l'ho avuta da quando collaboro con Lorenzo, quindi sono diventato campione di Cage Warrior praticamente da solo, mi allenavo così, ero un po' un cane sciolto, no? Senza guida. Poi la mia prima difesa del titolo, quella che ho fatto contro Moore, ho iniziato a collaborare con Lorenzo, infatti ho avuto Lorenzo all'angolo, alla mia difesa titolata contro Moore Cage Warrior, non so se te la ricordi, è durata poco, non ho potuto far vedere il mio striking, però un pochettino, dai, l'ho fatto vedere rispetto a prima. Dopo Moore praticamente mi sono fossilizzato sullo striking, e all'ultimo match abbiamo visto i risultati, esatto, sì, dopo un po' li abbiamo... È vero, è vero. Ma come per esempio vedi l'evoluzione dei daghestani in questo momento? Perché loro puntano, ora non tutti, perché quelli nuovi, quelli più giovani, già si vede che sono diversi. Per esempio Islam è diverso da Khabib, per dire. Islam in piedi è abbastanza solido. Però ce ne sono alcuni che continuano a puntare fondamentalmente su quello. Te pensi che anche loro cambieranno il loro modo di pensare? O pensi che... Già si sono adattati. Ok. Si sono adattati, nel senso... Sanno comunque boxare. Io mi ricordo Khabib ai primi tempi boxava come un semipro di adesso. Male. Sì, malissimo. Già Islam, l'hai detto tu, è diverso. Già Cima è diverso, no? Cima è un'altra cosa proprio. Esatto. Quindi usano la lotta, sì, ma usano la lotta come? Dopo fasi di scramble, dopo, cioè, non pensano solo al takedown, a fintare il colpo e ad andare giù, magari ti portano a parete, ti mettono due, tre colpi, se vedono che non ti riescono a finire, ti attaccano alle gambe per proiettarti e ti finiscono in ground and pound. Quindi già c'è stata un'evoluzione dei daghestani su questo fronte, ma tutto il mondo si deve adeguare. Ormai anche questo sport sta diventando uno sport del futuro, tutti lo conoscono. Tutti i team lo conoscono, in tutto il mondo ci sono team che insegnano MMA, grazie a Dio, perché sta crescendo. Esatto. E quindi bisogna adattarsi, se non ci si adatta non si può fare questo sport, si chiama Mixed Martial Arts proprio perché sono arti marziali miste, altrimenti si chiamava grappling o sì. Questo, quindi più sei completo, più riesci ad arrivare lontano. È vero. Sei monotematico, prima o poi soccomberai. Esatto, questo è quello che ti volevo chiedere. E un'altra cosa che mi è venuta in mente è: cosa cambia dall'essere dilettante all'essere professionista? Cioè, te lo hai visto sia su di te che sui tuoi fighter, su quelli che segui. Beh, io non sono mai stato un dilettante, sono partito direttamente da professionista, ma io ho una situazione particolare. ero uno di strada. Diciamo che venivo da una situazione particolare. Ho iniziato a fare questo sport per perdere peso e
e per sfogarmi un po', venivo da una separazione, venivo da queste cose, quindi era più che altro un modo per sfogarmi, ecco. Poi mi sono accorto, non mi allenavo praticamente bene, poi mi sono accorto che se mi allenavo, andavo solo a fare a pugni, poi mi sono accorto che se mi allenavo potevo diventare forte. Allora, ho cominciato ad allenarmi e tutti sappiamo com'è andata. La differenza tra un semi-pro e un pro non la fa tanto, a parte la qualità tecnica di quello che fai, mm-hmm. ma secondo me un pro diventa pro una volta che ha la testa da pro, perché okay. è facile dire sono un professionista e poi magari la sera fai le 4 di mattina, ti alleni quando ti pare, non si è professionisti così. Un professionista è professionista in gabbia, ma soprattutto è professionista nella vita, è professionista in quello che fa, nella routine di allenamento, di alimentazione, di comportamento, di come ti comporti con la gente. Un professionista, specialmente di questa, che è la regina delle arti marziali, secondo me, ci si deve comportare in un determinato modo, devi essere maniacale, proprio perché non abbiamo tanti anni di carriera, quindi non devi sprecare nemmeno un attimo. Quello che dico a tutti i ragazzetti di adesso: volete fare questo sport? Non sprecate tempo, perché il tempo passa e lo perdete. Quindi concentratevi al 100% su quello che state facendo. Le fidanzate arrivano dopo, le cazzate si fanno dopo, se proprio le dovete fare. Se scegliete di fare questo, fatelo e basta, senza distrazioni, affidatevi a delle persone competenti, perché purtroppo ci sono anche tante persone che non sono competenti e distruggono solo ragazzi e carriere. Quindi fatelo fatto bene, informatevi su chi sono i vostri coach, soprattutto anche perché abbiamo la tecnologia al giorno di oggi, quindi metti il nome mettete il nome del vostro istruttore, vedete se quell'istruttore insegnava tennis o se fa MMA. Cioè, se faceva tennis prima, vi può insegnare tennis, non MMA. giusto. No, ma la scelta del coach è fondamentale, anche perché poi io, nel senso, l'ho provato anche sulla mia pelle agli inizi, cioè 10 anni fa non è che c'era tutte queste informazioni su internet, se devo essere onesto, però certo. Già quando vai in una palestra capisci subito che ambiente c'è, capisci subito qual è la mentalità, capisci subito chi sono i tuoi compagni e sulla base di quello ti addirizzi un attimo. Ogni volta che qualcuno mi chiede come posso iniziare, magari questa è una domanda alla quale puoi rispondere sicuramente molto meglio di me, io dico provane diverse. Non andare in una e rimani lì perché questa è quella. No, te gira, perché se giri te capisci come funzionano le cose, soprattutto se hai zero esperienza. Gira e capisci. Certo, datti tempo, logicamente. La prima cosa, uno si informa, perché bisogna informarsi di dove si va. Certo. Devi sentire le sensazioni che ti trasmette quella palestra, perché se vengono ragazzi che vengono da me, io in palestra da me formo una sorta di comfort zone, una sorta di famiglia, una sorta di rispetto marziale, cioè tra i ragazzi sono tutti amici, quindi il ragazzo si deve sentire anche un po' a casa sua, no? Perché se viene in palestra e lo ammazzano, quello viene una volta, non viene più. Torna quindi più, no? il rispetto prima di tutto per i compagni di allenamento. Ma questo lo dico anche ai professionisti, perché senza i compagni di allenamento un professionista è nullo, non può fare niente. È vero. Quindi è uno sport individuale, ma serve una squadra dietro, altrimenti non arrivi. E c'è talmente troppa concorrenza al giorno d'oggi, che se non ti adatti anche a queste situazioni, ad essere intelligente nell'allenamento, ma soprattutto nel comportamento, sei destinato a fallire. Te hai anche una palestra, no? Come hai visto nel corso degli ultimi 5-6 anni, diciamo, la progressione dello sport in Italia, nella zona dove stai te? Cioè, più persone cominciano a appassionarsi a seguirlo, oppure continua a rimanere una roba abbastanza demonizzata, vista poco bene, cioè, come la vede l'evoluzione?
è cresciuta parecchio la cosa. Beh, nella mia zona, grazie a me, comunque è normale, comunque la gente ne parla, i risultati ad oggi sono uno che qualche risultato l'ha avuto nel settore, quindi capirai, in un piccolo paesino è normale che la visibilità, la gente si cresce, però non pensare quante persone vengono ad allenarsi, perché non è uno sport per tutti e parecchie persone sono ancora un po' ignoranti, pensano che vengono in palestra, sai, c'era quella diceria che se vai a fare pugilato ti rompono il naso, rompono, no? Il naso, sì. Capito? Quindi parecchie volte la gente dice no, che sei pazzo, MMA, voi vi ammazzate. Ma qua ci stanno persone di, io in palestra, persone di 50 anni che si allenano, non è certo. Che devono combattere, ma certo. Magari si vogliono sentire dei fighter e fanno gli allenamenti da fighter, adattati per l'età che hanno. Non è che venite in palestra, vi ammazzano, vi fanno fare gli allenamenti che poi andate sulla sedia a rotelle. Non esiste, no. Non esiste. Quindi un po' ci sono ancora queste leggende metropolitane, diciamo. Sì, a voglia, a voglia. Però diciamo che almeno le persone adesso ti scrivono, domandano, cioè c'è molto più interesse, ma credo in tutta Italia. Credo, da 5 anni fa, quando sono partito io a fare questo sport, ad oggi è cresciuto in maniera abissale questo sport. È molto più noto anche in Italia. Siamo arrivati abbiamo degli eventi anche io, quando mi pare ho combattuto a Tokyo, Mediaset 2 ha trasmesso in diretta nazionale a mezzogiorno il match a Tokyo che combattevamo io e Petrosian. Cioè si comincia a conoscere la Gazzetta dello Sport, fa articoli, cioè prima sai pure tu che in Italia è solo calcio, no? Sì. quindi adesso cominciamo ad interessare anche un po' i media calcistici, diciamo. Ottimo, così. Ottimo. Quindi piano piano, prevedo che fra 2 o 3 anni avremo il culmine della crescita di questo sport. No, anche perché, come hai detto bene te, non è che uno deve andare necessariamente né per combattere, perché uno si può allenare 10 anni e non combattere mai, è una scelta personale, poi ognuno si allena per un motivo diverso, per esempio. C'è chi lo fa perché acquisisce sicurezza in se stesso. Cioè, io ho acquisito un sacco di sicurezza in me stesso, tantissimo. Cioè, proprio mi ha cambiato come persona. Mai combattuto in tutta la mia vita. Quindi, voglio dire, no, assolutamente. Si dà un'autostima che poche persone sanno. È quello che a parecchie persone manca l'autostima, che questo sport te la dà con un maestro giusto. Questo sport ti cambia la vita. Ti cambia la vita. No, sono totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo. E un paio di domande finali, poi chiudiamo, che ho già tenuto un sacco di tempo. Mi hai detto che te ti alleni 14 volte alla settimana. 12-14 volte? Prima 12. Adesso 11-10. Più andiamo avanti con l'età, più diminuisce. Giustamente. I recuperi cambiano, no? Quindi... Mi hai detto che cerchi di limitare lo sparring, ovviamente, cerchi di non fare quello pesante, chiaramente, però poi come strutturi te il tuo modo di allenamento e soprattutto come cambia il tuo modo di allenarti in vista degli incontri, proprio a livello tecnico? Io, ho una tabella di allenamento in modo di mantenermi allenato quasi sempre, proprio perché One non ti dà mai troppo preavviso per un match. Quando sei pronto, chiedi un match e nel giro di un mese ti danno il match. Quindi ti danno un mese e mezzo, ma massimo anche 3 settimane certe volte. Quindi quando chiedi il match è perché già sei bello che pronto, almeno al 75-80%, 75%. Quando ti danno il match hai quel mese per... concentrarti sull'avversario che ti danno, quindi fare un game plan per quell'avversario, cominciare a lavorare per quell'avversario, quindi trovare uno sparring adatto, fare dei lavori di lotta adatti, fare dei lavori di wrestling adatti in base a chi hai davanti, studiare con il coach, vedere video e studiare determinate tecniche che potrebbero entrare a quell'avversario, tutto qua, e poi si va. È tutto automatismo questo sport, non serve nemmeno, anche quando stai in gabbia parecchie persone dicono vanno là arrabbiati a pensare a colpire forte, non è così,
non è così. Non servono solo colpi forti per mandare knockout una persona, magari servono anche colpi sulle mani per fargli alzare le braccia, certo, e poi andare sotto. Quindi c'è, è come una partita a scacchi questo sport. Secondo me è lo sport più tecnico che esiste al mondo. Quindi più sei tecnico, più ti adatti ad essere tecnico e a variare quello che fai, più sarai competitivo e duraturo nel tempo. No, sono totalmente d'accordo. E l'ultima domanda che ti volevo fare è sulla visualizzazione in questo sport. Cioè, ovvero, tantissimi fighter, soprattutto quelli di punta, quelli di elite, hanno questo processo di visualizzazione continuo dei loro risultati, di quello che devono raggiungere, e questo secondo me cambia un po' il loro modo di pensare. Cioè, quando tu ti metti in testa una cosa e continui a ripeterla nel tempo, quella cosa diventa una cosa fattuale, diventa un fatto, cioè nella tua testa è proprio, è così. Quindi secondo te quanto è importante avere questo tipo di mentalità per arrivare ai vertici? È fondamentale. È tutto. Sì, perché un fighter ha bisogno degli obiettivi, raggiunto degli obiettivi raggiungibili, okay, e non che diventi Superman. Cioè, okay, è diverso tra la fantascienza e la realtà. Quindi degli obiettivi raggiungibili da raggiungere, una volta raggiunto se ne fa un altro. Un fighter senza obiettivi non è un fighter. Ottimo, è vero, è vero. È così. La motivazione è tutto questo sport. L'80% è la testa a questo sport. È vero, concordo. Allora, Mauro, guarda, io ho finito, concluso le mie domande. È stata un'intervista davvero fantastica. Sono contentissimo che hai accettato, insomma, perché non era una cosa assolutamente scontata. Quindi ti ringrazio tantissimo. Spero che comunque questa intervista abbia fatto piacere pure a te. E certo, grazie mille. E complimenti, grazie ancora per la vittoria di Wisem, del tuo atleta. Grazie, caro. Un abbraccio. In bocca al lupo.